Amici di Fano TV, bentrovati. Sono in quello che ormai è il mio angolo preferito, l'angolo cucina del circolo ricreativo Le Fontanelle. Oggi per conoscere e presentarvi due nuove amiche facenti parte del circolo Anni Nuovi e sono con me Rosy e Onelia. Benvenute. Grazie. Allora, quest'oggi prepariamo una ricetta di carnevale e si tratta di... Cresciole a forma di rosa. Le rosette. Andiamo subito a vedere gli ingredienti necessari. Latte, zucchero, alcremus e farina. E uova. Molto bene, questi sono gli ingredienti utili per la preparazione di queste rosette e iniziamo subito allora a farvi vedere come si preparano nel dettaglio. Quindi andiamo a fare l'impasto. Allora Rosy, abbiamo messo Onelia pronta all'opera, all'impasto. Allora prendiamo subito il primo ingrediente utile ed è la farina. Sono 600 grammi che vengono versati a pioggia sulla spianatoia. Ok. Poi utilizziamo 4 uova. Naturalmente verranno rotte al centro di questo impasto. Questa è una ricetta tipica di carnevale, da quanto tempo la preparate, care donne? Da 30 anni. È proprio la tradizione tipica di casa? Ho imparato mio cognato a farle, ma sarà 30 anni fa. E quindi a casa sua soltanto queste si fanno? No, fanno i castagnoli. Si fa di tutto, diciamo la verità. Ok, andiamo. Iniziamo a sbattere le uova energicamente. Per questo impasto. Anche tu, Rosy, fai le rosette da tanto tempo? Rosy, sì. Le rose, qua c'è un gioco di parole, non da Ma poco. Io, diciamo, faccio dalle castagnole, faccio di tutto, perché piace molto cucinare a me. Ti piace cucinare soltanto dolci oppure... Più i dolci, veramente. I dolci. Prendiamo l'alchermes, che in questo caso va versato direttamente nell'impasto e questo servirà naturalmente a colorarlo, in quanto le nostre rosette avranno per l'appunto il colore rosa, quindi saranno anche belle da vedere, no? Saranno belle. E allora continuiamo a mescolare, stando bene attente che la farina non faccia grumi. Aggiungiamo poi il latte, ecco qua, continuando a mescolare. Questa è una ricetta veloce, semplice, che possono fare tutti quanti. Olè. Intanto abbiamo qua anche la nonna papera che ci servirà. Più ci vogliono per friggere. Va bene, noi sapremo pazientare. Perché bisogna farle una per volta. Certo, poi vedere, se no non vengono bene. Ok, perfetto. Intanto ricapitoliamo gli ingredienti. Se anche voi a casa volete fare queste rosette di carnevale, occorrono 600 g di farina, 4 uova, mezzo bicchiere di latte, lo zucchero quanto basta, alchermes ugualmente, quindi a sentimento, e naturalmente l'olio per friggere. Si mette tutto in una spianatoia, la farina al centro, poi si uniscono le uova e gli altri ingredienti e si forma questo impasto che tra poco Onelia poi lavorerà con le mani. L'impasto come deve risultare? È omogeneo, non né troppo duro né troppo lento. Va bene, un bel impasto allora. Su per giù come la pasta delle tagliatelle. Ecco, un po' più leggera, ecco. Questo ci fa capire che queste donne cucinano tanto. Ma c'è una ricetta, care signore, che voi custodite gelosamente, insomma una ricetta segreta che magari è un piatto che preparate per amici, ospiti, però quando vi chiedono gli ingredienti, come si fa, insomma mi dai la ricetta, voi siete gelose. Esiste? Per me no. E invece per te, Onelia? No. No, nemmeno. No, mi fa piacere, anzi, condividere. Sì, sì. Tanto, insomma, la condividiamo, della serie, tanto buona come la faccio io non ti verrà mai, è vero? No, poi ognuno e dopo ha il suo dipende. Ognuno ha il suo stile, no? Esatto. Poi le ricette si possono rivisitare, personalizzare, modificare. Queste rosette invece la ricetta è proprio quella originale? Sì, questa qui. Non è mai stata modificata. No. Ok.
Allora andiamo a impastare energicamente. Sì, l'impasto un po' consistente perché poi deve passare nella nonna papera, quindi non si deve rovinare, no? Deve avere una certa consistenza. Bello rosa, è bello da vedere, ma sicuramente questo liquore tipico, insomma, dei dolci, soprattutto quelli di carnevale, devo dire che gli dà un aroma, insomma, diverso, un tocco diverso. Sì. Si procede anche molto velocemente, l'impasto è molto semplice da preparare. Quello che ci vuole è per friggerle. È per friggerle, va bene, ma gli ingredienti sono facilmente, insomma, reperibili, anzi magari li avete già in casa e se vi è venuta voglia di prepararli potete anche cucinare insieme a noi. Questa pasta quindi non deve riposare. No. Perfetto. Quali dolci di carnevale siete solite fare, care signore? Insomma, dei dolci che magari sono un po' fuori dall'ordinario. Le castagnole, le cresciole. Più che altro, sì. Sono, dopo anche i castagnoli, in diversi modi, uvetta. Certo. Con quello anche con l'uvetta li prepari? Sì. Ok. Sì, doni, ma fate anche quelli ripieni, quelli con tutte le creme? Anche, ma insomma, queste donne ci stupiscono anche in cucina. Basta, facciamo tutto. Di tutto, molto bene. Dolce uguale. Bene, bene, bene. Adesso siamo giusto in tema di carnevale e quindi ci sono tante, tante prelibatezze varie. Così, io pensavo che solo l'impasto della pizza bisognava sbatterlo in modo tale che, ecco, lievitasse meglio. Questa pasta invece non è una pasta con lievito, quindi perché la si sbatte? Perché si amalgama meglio. Ah, si amalgama meglio, vedi quante cose si imparano. Ma solitamente quando fai questo gesto pensi a qualcuno che magari ti sta meno simpatico? No, quelli dei meno. Ah, vabbè. Quello non serve. Diglielo lei. No, vabbè, insomma. No, io sono buona. Il nostro impasto è pronto per essere tagliato e poi steso. Intanto abbiamo acceso il gas per far friggere l'olio nel quale poi verseremo naturalmente le nostre rosette. Proseguiamo con il taglio, quindi dei piccoli panetti, facciamo delle piccole fettine che andranno prima infarinate e poi passate all'interno della nonna papera. Ecco, a quale grandezza, a quale misura? Dall'1 fino al 6. Perfetto, andiamo allora. Quindi partiamo dall'1 e vai. Questa è la prima che però la ripassiamo un'altra volta. Ok. Quindi la prima che facciamo la posizioniamo all'1, la seconda la posizioniamo al 2. Adesso facciamo tutte a 1. Ah, adesso le facciamo tutte a 1. Ok. E dopo le ripasso. Perfetto. Beh, ci vuole anche tanta pazienza per preparare queste rosette. Ok. Forse occorre un po' di farina? Occorre un po' di farina, perché con la nonna papera, ecco, vi dovete regolare anche qua un po' a occhio, no? Sull'aggiunta della farina vi rendete subito conto perché... Secondo le uova. Anche il tipo di uova? Sì. Io le faccio con l'ovo di casa che tira di più. Ho capito. Invece quelle... Poi ci accorgiamo se dovesse risultare questo impasto troppo morbido, no, lo infariniamo. Ok. Allora, tu cambi ancora la misura. Fino a 6. Perfetto. Abbiamo già fatto due piccole sfogliette, stiamo preparando le rose di carnevale, cresciole a rosa o semplicemente dette rosette. Ora vi mostriamo come realizzare queste rosette che andremo a friggere, è vero, ma noi nel frattempo abbiamo cambiato pentola perché le rose vanno fritte una alla volta, quindi va bene anche insomma un recipiente, una pentola più piccola come in questo caso. Allora Rosy, 3 dischetti che abbiamo già intagliato con il bicchiere vengono sovrapposti e non pigiati o premuti e poi vengono fatti 4 tagli laterali. 3 dischi alla volta e sopra facciamo 4 tagli laterali. Ognuno di quei dischetti sarà poi la nostra rosa.
E adesso andiamo a far vedere ai nostri amici a casa il procedimento per riuscire a catturarle senza farle disfare, se così si può dire, e friggerle. Il segreto è la forchetta, perché con una forchetta dovranno essere proprio infilzate al centro in modo tale che i tre dischi non si aprano. Allora, noi procediamo alla frittura della prima rosetta. Ecco qua. E come disse qualcuno, se sono rose fioriranno. Andiamo subito nell'olio caldo. E bisogna muoverle con la mano, in modo tale che si friggano tutti i petali. Ecco qua. Quindi durante tutto il tempo della frittura noi dovremo muoverlo così come stai facendo tu, Rosy? Sì. Ok. Se no non si forma la rosetta, rimane piatta. Ed ecco qua la prima rosetta. Eccola, la nostra prima rosa, che bella, che bella. Quindi il segreto è infilzare la forchetta al centro. E andiamo con la seconda. Quindi proprio la frittura è velocissima. Sì. Insomma, un minuto, poco meno, Rosy. Sì, sì, basta poco, perché tanto queste si aprono. E poi la pasta è sottile, quindi si cuoce subito. Quindi, cari uomini, d'ora in poi, se volete mandarci delle rose, che siano queste possibilmente, rosette, ecco, altri tipi di fiori non ne vogliamo. E andiamo con un'altra, ecco perché una alla volta, perché richiede proprio questa lavorazione, insomma. Facendo anche in questa maniera, no, si friggono tutti e tre i petali. Esatto. Sono veramente belle, si presentano molto molto bene, non solo per il colore ma anche per la forma. Allora, ricapitolando il nome di queste rose, rosette di carnevale, semplicemente rosette oppure cresciole a rosa. Che poi il nome rosa in cucina viene utilizzato spesso, ci sono anche altri dolci, dei biscotti che si chiamano le rose del deserto. Molto quelli tu li prepari? Sì. Ecco, vedi? Quindi è meglio utilizzare una pentola più piccola. Con abbondante olio. Con abbondante olio, perché la rosa deve stare totalmente immersa. Una volta raffreddate, poi verranno spolverizzate con dello zucchero, zucchero semolato, quindi non, non lo zucchero a velo. Le facciamo raffreddare un attimo e poi vi mostriamo l'impiattamento. Allora, facciamo vedere anche come mettiamo lo zucchero nelle rose, quelle che si sono già raffreddate. Lo mettiamo al centro, che bello. Basta spolverizzarlo così. Qui si continua a friggere e mentre le nostre signore continuano a preparare e a cuocere le rose, noi tra poco ve le faremo vedere tutte quante impiantate e pronte da servire. Io direi di fare un applauso a Rosy e Onelia, ve lo faccio io. Guardate qua quanto sono belle le rosette, rose di carnevale o, come ha detto Onelia, anche rose di campagna, ma insomma chiamiamole un po' come ci piace. A chi le dedichiamo queste rose? A tutti voi. Grazie, a tutti noi allora, ma anche a tutti voi che siete a casa. Io vi ringrazio per essere state in nostra compagnia e naturalmente adesso noi provvediamo all'assaggio.